questo istituto certamente non fa onore al sistema carcerario italiano. Mancano esigenze assolutamente elementari eppure prioritarie. È mai possibile che per sistemare una caldaia debbano passare anni, per cui all'interno si può camminare soltanto con i cappotti e con le sciarpe? È mai possibile che i detenuti e il personale di polizia e il personale amministrativo debba lavorare in queste condizioni? È mai possibile che le camere di detenzione non abbiano la doccia e quindi i detenuti debbano fare la fila con impiego di personale di polizia e con gravi disagi, 50 persone per 3 docce. È mai possibile che manchino 100 unità di polizia penitenziarie secondo i parametri della pre-Madia? È mai possibile che anche la manutenzione ordinaria debba diventare un privilegio per questo istituto carcerario? È mai possibile tutto questo, mi chiedo. Come si può pensare alla rieducazione del detenuto se lo Stato risponde con un atteggiamento di assoluta inefficienza? Una distrazione inconcepibile e imperdonabile. Io da Presidente della Regione mi vergogno, dopo aver visitato questo istituto, di dire che questo sia un luogo di rieducazione. Chi sbaglia ha il dovere di pagare, ma lo Stato ha il dovere di recuperare chi ha sbagliato. E questo certamente è l'esempio peggiore.